È vero che un autore iscritto alla SIAE non può utilizzare licenze Creative Commons per le sue opere? Purtroppo sì, nel senso che il rapporto con SIAE, per come è configurato attualmente, è un rapporto abbastanza stretto e morboso, direi, perché SIAE, nel momento in cui un autore si iscrive, accetta, diciamo, le regole interne dell'ente, accetta lo statuto e il regolamento interno dell'ente, non permette che l'autore faccia un'attività, di gestione dei diritti che sia in concorrenza con quella fatta da SIAE. In altre parole, se tu autore decidi di demandare questa attività a un ente qualificato e attrezzato per fare questo lavoro, poi questo ente non gradisce che tu faccia altre attività che interferiscano con questo loro lavoro. E applicare una licenza Creative Commons, in un certo senso, appunto, visto che è una forma di gestione dei propri diritti d'autore, interferisce con l'attività fatta da SIAE. Quindi attualmente SIAE non vede di buon occhio l'utilizzo di licenze Creative Commons. In Europa c'è stato un caso di studio interessante, che è quello della Buma Stemra, ovvero sostanzialmente la SIAE olandese, che ha fatto un progetto pilota per dimostrare che si poteva fare, si può permettere agli autori di essere sia iscritti all'ente di gestione collettiva e sia rilasciare in alcuni casi ed alcune condizioni le proprie opere con licenza Creative Commons.